Io sono Gusta. E io sono Luca. E ci dispiace molto di non essere lì con voi oggi, però purtroppo siamo sempre in giro per il mondo per diffondere questa nuova immagine o immagine diversa sul nostro paese. Vogliamo aggiornare l'idea che si ha dell'Italia, perché ci siamo accorti che troppo spesso il nostro paese viene associato o al passato glorioso che l'ha reso universalmente noto, ma che evidentemente non è più un'immagine attuale, quindi va aggiornata assolutamente, oppure viceversa viene troppo spesso associato a tutte le cose brutte che pure abbiamo prodotto in questo paese negli ultimi anni, e quindi la questione mafiosa, e quindi la questione della monnezza a Napoli. Insomma, si è parlato dell'Italia molto in questi anni, e noi con questo film documentario abbiamo voluto un po' cercare di spiegare un po' le cose come stanno dal nostro punto di vista. Ci siamo presi il lusso di essere anche comunque personali e soggettivi. Gustav, io non c'entro, non posso pensare di fare tutto il viaggio così. Cioè, come ti è venuto in mente di prendere questa vecchia città? Ma dobbiamo centrare, vedrai che c'entri. Cioè, deve essere un viaggio reale. Ma un viaggio reale, ma in treno, Gustav. Oppure... Ma in treno non è la stessa cosa. Gustav, però devi un po' correre, se no non arriveremo mai da George Clooney. C'è il limite di 30, non posso correre. Vialetti non doveva chiudere. Non è un marchio qualunque, è un marchio che è conosciuto in tutto il mondo. Io 1000 euro pago 500-600 euro di mutuo, mi rimangono 400 euro. Se volete mandare a casa Berlusconi, vincete le elezioni. Abbiamo un presidente ragazzino e lei è vecchio. Via da me i vecchi. E diciamo, a noi questo film è servito per ritrovare un po' l'amore anche verso il nostro paese, perché ci siamo accorti che siamo tutti bravissimi a criticare, a lamentarci la mattina quando prendiamo il caffè, sembra la cosa preferita degli italiani, lamentarsi della situazione, ma poi il passo successivo, cioè di iniziare a cambiare qualcosa, quel passo lì manca molto spesso. Per cui noi in Italy Love It or Leave It abbiamo cercato 12 personaggi, 12 persone che hanno smesso di lamentarsi ma hanno iniziato a cambiare le cose in ambiti diversi, e credo che sia questo che ci serva in questo momento storico. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Bitte wiederholen Sie. Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Wunderbar. Bravo. Mi sa che sei pronta per andare a Berlino. Non lo so, è difficile sto tedesco. Un attimo, non è possibile che mi arrendo così facilmente dopo solo 3 mesi dal nostro patto. Non posso dargli la vinta così, devo impegnarmi di più. Si sa che gli italiani sono sempre riusciti a risollevarsi proprio nei momenti più critici. In questo viaggio vero e proprio che abbiamo ingaggiato attraverso lo stivale, l'idea era quella di fare un po' da filo rosso attraverso questi 12 personaggi, e li abbiamo cercati il più possibile diversi fra loro. Ci sta l'ambientalista, ci sta l'attrice, c'è un monaco, c'è un politico, e ognuno di loro, come diceva Gustav, nel suo piccolo ha cambiato atteggiamento, ha cercato di essere più propositivo, più costruttivo. E non solo negativo, ha imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno e non più il bicchiere solo mezzo vuoto. Mi sono proprio fermato e ho detto no, non è solo che non mi piace, è che non va bene che vada in onda questa roba. Posso tollerare che vicino a casa mia, nella moderna e civile Italia, vi siano degli esseri umani che, costretti dal bisogno del lavoro, vengono e vivono in questo modo. Comunque non me ne vado io da Napoli, forse me ne vado quando ho messo le cose a posto. I campani vogliono fare raccolta differenziata. Quando il comune l'attiva, i cittadini rispondono e la fanno la raccolta differenziata. Io voglio che mio figlio, fra 20 anni, quando lui entrerà nel mondo del lavoro, io non voglio che lui mi dica mamma, ma come hai potuto accettare queste umiliazioni? Come hai potuto non
non lottare per salvare quei pochi diritti che abbiamo. Io voglio che questo mio figlio non me lo dica. Perché io voglio lavorare, però voglio lavorare con dignità. Perché rimani ancora? Come perché rimango? Rimango perché è la mia terra. E non ci possiamo arrendere così e andarcene. Forse, scusa, io non so il suo concetto di vita qual è, ma il mio è quello che io sono nato in questa terra voglio rimanere. Se qualcuno si è fatto i conti senza l'ostra è sbagliato, io di qua non me ne vado. E ci siamo resi conto che l'Italia è veramente ricca di questa energia, ricca di una società civile che ha delle idee, che vuole cambiare le cose, che si mette in gioco e che ha dimostrato di essere capace. Per cui dobbiamo ricordarci di questa ricchezza nel nostro paese e dobbiamo esserne fieri. Penso che in questo momento l'Italia abbia bisogno veramente di una visione più larga, più comune, su quella che deve essere l'idea di paese. Io credo di poter dire, non voglio sembrare naif, ma credo di poter dire che siamo a un momento di grande cambiamento storico, un ciclo si sta chiudendo e quello che verrà, non c'è dato saperlo, ma l'unica cosa che possiamo fare è essere ottimisti in questo momento e pensare che sia per avvenire qualcosa di grande, di nuovo, in cui finalmente anche le nuove generazioni trovino il loro spazio nella società, il loro ruolo che li compete e che sono sicuro saprebbero assolvere molto bene. Però dobbiamo essere anche noi, cioè la nostra generazione, di chiedere questo spazio, di offrire, di dare le nostre idee, di far capire che siamo capaci, di fare proposte, di essere propositivi, di far vedere come ci immaginiamo noi la società. E questo credo che in questo momento sia proprio il momento giusto per farlo. Io credo che le nuove generazioni siano portatrici di una visione evidentemente più giovane e più progressista sulla società. Non è solo una questione anagrafica, non voglio dire che una persona anziana è per forza conservatrice o reazionaria, evidentemente, anzi noi nel nostro film abbiamo voluto proprio dimostrare che spesso le persone più anziane possono essere assolutamente ancora molto giovani di testa, perché questa è la cosa importante, essere comunque ancora curiosi e ancora aperti. Io penso che ognuno di noi ha dei doveri. Il momento nel quale uno abbandona il posto dove vive, dove lavora, e l'abbandona di sua propria volontà, attenzione, non perché è costretto ad abbandonarlo, secondo me questo equivale a una diserzione. Cioè a dire, se in quel momento nel tuo paese le cose vanno male, io credo che si abbia il dovere non di fuggire, ma di restare sul posto, di difendere con estrema coerenza le proprie idee e di non mollare mai, perché altrimenti, andandosene via, lo spazio che noi lasciamo viene inevitabilmente coperto, occupato proprio da quello da cui noi stiamo scappando. Le parole che avete appena sentito di Andrea Camilleri erano veramente le parole che a me mi hanno fatto cambiare idea sul nostro paese, mi hanno fatto capire cosa è in gioco, cosa significa lasciare il tuo paese, cosa lasci una volta che hai deciso di emigrare. E mi ha fatto capire che forse proprio in questo momento storico emigrare non è la scelta giusta. Ero stanco di un sistema universitario nepotistico e autoreferenziale. Dover accettare lavori mal pagati che ti obbligano a dover vivere con mamma e papà. Fare il genitore in Italia poi è un incubo. Le generazioni in Italia dovrebbero essere la classe dirigente. Ho lasciato l'Italia per amore. Spesso sono i giovani ricercatori che decidono di andarsene, come biasimarli, voglio dire, gli stipendi per un ricercatore ad Harvard o a Toronto sono almeno il triplo di quelli in Italia, quindi non c'è partita, insomma, non si può biasimare questi giovani che se ne vogliono andare. Il problema è che bisogna poi creare i presupposti perché possano tornare, perché possano impiegare qui quello che hanno acquisito altrove. Questa sarebbe la cosa ideale. Molto spesso però le statistiche ci dicono che invece quei ragazzi italiani che decidono di espatriare poi non tornano, perché evidentemente mettono su famiglia altrove e dopo diventa sempre più difficile tornare.
E quindi qualcosa deve cambiare in questo senso, bisogna far sì che queste risorse, effettivamente queste risorse, possano esercitare il loro sapere, e non parlo solo dei ricercatori, parlo in generale delle nuove generazioni, perché c'è bisogno di loro, c'è bisogno di questa energia. Però abbiamo anche constatato che verso l'Italia c'è un grande amore, c'è un grande affetto. Ovunque siamo stati, quando abbiamo detto che siamo italiani, alla gente si illuminavano gli occhi, hanno detto ah, Italia, si ricordavano tutti avevano un legame molto personale col nostro paese, e forse noi stessi, noi italiani stessi, dobbiamo ritrovare questo legame con l'Italia. Dicono i santi monaci del deserto, la segatura messa sull'acqua galleggia. Se vuoi trovare le pietre preziose, i diamanti, devi andare giù. Purtroppo parliamo sempre e solo delle cose negative. Anche qui un'immagine: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Adesso ognuno poi faccia le sue scelte. Dobbiamo reinnamorarci del nostro paese, perché quando si ama qualcosa o qualcuno lo si tratta meglio, evidentemente. Quindi il segreto penso sia proprio lì. Noi italiani dovremmo tutti imparare ad amare il nostro paese, ma non parlo di nazionalismo, evidentemente. Sto parlando di patriottismo, non lo so se mi concedete questa parola, è una parola ambigua che spesso ha delle accezioni negative, ma in realtà secondo me amare la propria patria non c'è niente di male in questo. Guarda, guarda dove ti porto. Questa è Le Castella. Veramente incredibile come a 500 metri dalla bruttezza c'è la bellezza assoluta. Ma l'Italia è così, Gustav. Ti devi concentrare sulle cose belle, altrimenti non se ne esce.